L'associazione di categoria Confcommercio sul territorio di Pesaro Urbino compie 77 anni, prima come Confcommercio Pesaro Urbino e poi come Confcommercio Marche Nord, un compleanno che oggi viene celebrato con la presentazione del nuovo portale www.confcommerciomarchenord.it. È un compleanno che vogliamo ricordare oggi perché festeggiamo 77 anni, anche se siamo ovviamente un po' in anticipo sui tempi perché il compleanno effettivo sarebbe il 31 di luglio, ma un po' anticipato per riuscire ad avere qui con noi anche Sergio De Luca, che è il direttore immagine e comunicazione di Confcommercio Nazionale. Quindi 77 anni, tramite questo portale cerchiamo di unire quella che è la tradizione di Confcommercio con l'innovazione e quella che è fondamentalmente le radici di Confcommercio nella storia, perché sono 77 anni di storia imprenditoriale, a quello che deve essere lo sguardo verso il futuro. Quindi un sito che deve essere completamente interattivo, un sito che deve essere completamente fruibile a tutti, tanto che abbiamo cercato un motore di ricerca molto potente che permetta sia a coloro che hanno manualità che a coloro che non lo hanno di poter accedere al sito e cercare l'informazione che ovviamente vogliano. È un sito che addirittura ha una piccola, nella home, una piccola finestrella nella quale c'è una casella per gli ipovedenti, in maniera tale che possano anche loro fruire del sito cambiando i colori piuttosto che aumentando il volume del testo, eccetera. Un modo per rendere la cosa sicuramente più inclusiva a tutti e accessibile a tutti. E la forza di questo sito è che in sé racchiude tutti gli organi di Confcommercio, tutti i partner, tutte le aziende, a dimostrare che la squadra e il team funzionano sempre. Il sito stesso è una creazione fatta attraverso un corso di Formaconf, che è il nostro ente formativo, per riuscire ad avere comunque sia sempre delle informazioni aggiornate e un personale sempre di qualità, perché ad oggi nel 2022 la sfida più grande è comunicare, comunicare bene, comunicare con qualità, e per far questo bisogna studiare, bisogna aggiornarsi. Ormai è evidente che l'informazione digitale, soprattutto per fare operazioni di marketing, è fondamentale, quindi tutte le associazioni territoriali di Confcommercio, compreso naturalmente Confcommercio Nazionale, con il Covid hanno sperimentato l'informazione digitale di servizio rivolta direttamente agli associati. Traduco banalmente, si parte dalla notizia flash per arrivare all'approfondimento legislativo, quindi in una classica pagina green di servizio, faccio un esempio sui saldi, si trovano dati, la storia dei saldi, le date dei saldi, fino ad arrivare alla legislazione, quindi l'associato in un unico pezzo di giornale trova tutto quello che c'è da sapere su quell'argomento. Il passato è importante per ipotizzare, immaginare il futuro. La nostra è una storia importante, nasce la Confcommercio di Pesaro il 31 luglio del 1945, ma già nel 1946, quando nasce la Confederazione Nazionale, la Confcommercio Nazionale, l'associazione di Pesaro era l'unica a rappresentare le Marche a livello nazionale, quindi c'era già il segno di quello che saremmo diventati, cioè la più grande organizzazione del terziario della nostra regione, la più grande organizzazione del turismo della nostra regione, la più ramificata sul territorio provinciale. E oggi, pensando appunto al passato, dobbiamo guardare al futuro con l'utilizzazione massiccia di un nuovo modo di comunicare, di rapportarsi con le imprese, di rapportarci con la società civile, con le istituzioni. Confcommercio è un soggetto che cura gli interessi delle imprese associate, è però un grande soggetto politico da questo punto di vista e quindi ha necessità di confrontarsi con le istituzioni in una maniera moderna, e quindi la presentazione del nuovo portale, del nuovo sito, dove largo spazio viene dato a tutte le ramificazioni della nostra organizzazione, intanto con finalmente un sito che parla di quello che siamo oggi, Confcommercio Marche Nord, e non più Ascom Pesaro come era in passato. E soprattutto con tanto spazio per tutte le nostre ramificazioni, da Terziario Donna all'Itinerario della Bellezza, da Riviera Incoming a tutti i servizi che eroghiamo al mondo delle imprese, ma con una novità su tutte: la possibilità per i nostri interlocutori, imprese e istituzioni, di dialogare direttamente con il nostro personale, perché tutti avranno la possibilità di dialogare con i nostri referenti attraverso questo nuovo portale.